Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, oggi, come sappiamo, celebriamo Giornata Mondiale Missionaria. In questa Eucaristia, questo tempo di omelia, voglio condividere una testimonianza, mia esperienza di questo giorno, diciamo in inglese Mission Sunday, giornata missionaria. Come piccolo nel mio parrocchia, un giorno molto gioioso, coloroso, che facciamo tante attività alla parrocchia. Sappiamo che terza domenica di ottobre e tutte queste raccolte durante messa e anche raccolte speciali che vanno Pontificia Opera Missionaria per aiutare bisogni sia spirituale sia materiale dovunque, tutto il mondo. Sappiamo quest'anno di questa pandemia tante parti del mondo non possiamo fare queste attività, ma una cosa possiamo fare: preghiera. Santo Padre Papa Francesco quest'anno di Giornata Mondiale Missionaria ha dato tema Eccomi, mandami, presa dal libro di Isaia, capitolo 6, versetto 8. Oggi abbiamo ascoltato anche un brano da Isaia, ma comunque questo 45. Ma anche in questo brano Dio dice: per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Dio ha chiamato ognuno di noi e ha affidato una missione. Non è che andare lontano, predicare, ma dove ci troviamo, lì c'è missione, per vivere la nostra vita cristiana con questo cuore di zelo. Per esempio, io vengo dall'India, un stato si chiama Andhra Pradesh. Mio parrocchia è evangelizzato da un prete italiano, si chiama Padre Pezzoni, è un missionario di PIME, Pontificia Istituto Missionaria Estero, quasi 100 anni fa. Adesso questa zona abitano quasi 20.000 abitanti, più che 5.000 famiglie si trovano in questo luogo, e questo luogo è nominato di questo sacerdote Padre Pezzoni. È diventato un luogo di Pezzoni, diciamo Pezzoni Pet. Adesso sono qui, ci sono tanti missionari, ci troviamo anche, ci sono alcune sore dall'India. Dovunque troviamo, forse questo non è una chiamata per tutti noi, andare a diverse parti del mondo, ma c'è una missione per ognuno di noi. Oggi nel Vangelo troviamo un contesto che i farisei vogliono mettere in prova Gesù, chiedendo: è bene o no pagare tasse, tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo, dice: dare Dio e dare Cesare. Dio mai dice contrario di fare bene. Dio vuole che noi continuiamo a fare il bene. Quando io ho cominciato pensare cosa fare nella mia vita, quando facevo laurea in computers circa 19 anni, 2001, e pensavo che diventare una carabiniere in India, diventare un ufficiale di Indian Air Force, e anche seguito alcuni corsi, diciamo NCC, durante il mio studio. Pensavo che servire la nazione, ma quando ho iniziato a fare parte del coro del mio parrocchia, piano piano alcuni anziani che trovano nella mia parrocchia Pezzoni Pet in Vijayawada mi ha detto che perché tu pensasse diventare sacerdote. Mi ha chiesto una domanda: qual è grande, servire una nazione e servire Dio? Mi chiamo Vinyan Das, ma io mi chiamo in Italia Das. Das significa servo.
mio papà ha dato questo anche nome di mio nonno. Voglio servire, ma pensavo che servire nazione. Ma dopo Dio piano piano mi ha portato in via giusta, secondo il suo piano, per pensare questa chiamata vocazione. Ma c'è un po' di confusione. Per esempio, oggi nell'antifona di ingresso abbiamo questo: io ti invoco, mio Dio, dammi risposta. Rivolgi a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera. E quel tempo, e questa è la mia preghiera. Dio, dimmi se tu vuoi che io diventasse un missionario, un sacerdote. Ma quel tempo, durante 2001 fino al 2006, Dio non mi ha dato una risposta. Solo che questa è una intuizione, una emozione, non lo so. Ma quando io pregavo, Gesù sempre diceva: fai parte di un movimento, si chiama Jesus Youth, in italiano Gioventù di Gesù, un'associazione che io parte, adesso io sacerdote per questa associazione. E Dio, mi sentivo che Dio vuole che io deve fare un anno di come volontario, ma io non ho voluto questo, non c'è questo piano nella mia vita. Ma comunque io ho accettato questo, andato in Thailandia per fare questo corso di International Jesus Youth Full-Timership, un corso di formazione per giovani che vogliono diventare missionari almeno un anno dopo studio. Ma io ho fatto il mio post laurea in informatica, anche lavorato alcuni anni in una società di informatica. Dopo ho lasciato questo lavoro, andato in Thailandia per conoscere cosa Dio vuole da me. Ma quando sono cominciato a pregare come questo brano di ingresso, Dio mio, dammi risposta, rivolgi a me orecchio, ascolta la mia preghiera. E Dio mi ha dato un brano di questo libro di Isaia, che troviamo in capitolo 7 e anche capitolo 6. Il capitolo 7 è quando io ho aperto questa Bibbia. Quel tempo in Thailandia mi ha rivolto questo brano subito quando ho aperto questa Bibbia. Ho visto Isaia 7:14 dice: per questo il Signore stesso vi darà un segno. Allora sto pregando, allora dammi un segno. Dopo ancora pregato e visto Bibbia, mi ha fatto vedere capitolo 6 versetto 8 e dice: allora senti la voce del Signore che diceva. La prima parte diceva il Signore stesso darà un segno, e seconda parte e dalla mia esperienza personale durante preghiera personale, Dio mi ha dato questo brano: senti la voce del Signore che diceva. E dopo Dio continua a parlare, dice: chi potrò mandare? Chi andrà per noi? Cari fratelli, sorelle, e questo Dio ogni giorno parla a ognuno di noi: chi potrò mandare? Chi andrà per noi? È risposta di Isaia: eccomi, mandami. E questo volevo dire, questa testimonianza: eccomi, mandami. Sicuramente, come abbiamo sentito nella prima lettura di Isaia, capitolo 45, io sono il Signore e non c'è alcun altro. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci. Sicuramente Spirito agisce in ognuno di noi, ma finché noi diciamo questa risposta come Maria, come profeti, come apostoli, eccomi, mandami, Dio non può compiere questo piano che Lui ha voluto dalla nostra cooperazione. Oggi nel calendario liturgico anche ricordiamo San Luca, evangelista, apostolo di seconda generazione, discepolo di San Paolo. Lui è un medico, ma
troviamo nella Bibbia sua testimonianza, perché lui ha dato sua risposta, sì, eccomi. Troviamo nella Bibbia, Vangelo di Luca, 24 capitoli, con più spiegazioni di altri Vangeli, anche questo racconto di Atti degli Apostoli. Cari fratelli e sorelle, solo voglio dire, quando diciamo questo eccomi, Dio realizza questi piani che Lui ha scelto dalla nostra vita. In questo Eucaristia preghiamo specialmente per i governanti, che loro guidano con aiuto di Dio, perché ogni governo, quello sia Cesare o qualsiasi persona, Dio ha scelto e messo in questo posto di leadership, che loro siano guidati dallo Spirito, che fare bene per la società. E anche ricordiamo tutti i missionari, azione missionaria della Chiesa, perché è un compito primario. Chiesa esiste per evangelizzazione. Sappiamo dalla dottrina della Chiesa che questa azione continua e dare questo mondo, creare questo regno di Dio. Il regno di Dio, San Paolo dice, solo giustizia, pace e gioia. E tutti questi due collaborano in questo mondo, veramente creare questo regno di Dio che Dio ha voluto. Tutti e due, governanti del mondo e missionari e tutta la gerarchia della Chiesa, tutti insieme per creare questo mondo, regno di Dio, gioia, pace e giustizia.